Benvenuti al seminario tecnico promosso dal Centro Qualità Carta in collaborazione con Comieco. La stragrande maggioranza del mercato delle carte e degli imballaggi in Italia e in Europa è a base di fibra riciclata. La filiera coinvolge da tutti noi come consumatori, ai comuni, alle cartiere, ai produttori e utilizzatori di imballi. I passaggi dei semilavorati tra gli attori della filiera vengono gestiti facendo riferimento a regolamenti, norme, capitolati che descrivono la qualità del prodotto. Si può iniziare il discorso dalla materia prima che arriva in cartiera, le balle di carta di recupero, suddivise e vendute secondo categorie di qualità descritte dalla norma EN 643. In cartiera si riesce a spappolare i prodotti cartotecnici e recuperare le fibre necessarie per produrre nuovamente il foglio di carta. Questo verrà avvolto in grandi bobine per essere nuovamente commercializzate al fine della produzione di nuovi imballaggi. Le carte prodotte provenienti da fibre di recupero vengono classificate secondo prestazioni di resistenza misurabili con prove di laboratorio. Una delle prove fondamentali è l'SCT, Short Compression Test. Una prova molto utilizzata in Italia è l'RCT, Ring Crash Test. A queste si aggiungono la prova di scoppio per le copertine e la prova di CMT per le onde. Con le carte riciclate si ottengono prodotti cartotecnici di elevata qualità come cartone, cartone ondulato, sacchetti, scatole. Si controlla il cartone con prove di rigidità. Si controlla la qualità di carta per sacchi, sacchetti con prove di trazione e prove di trasportabilità sugli shopping bag. Si controlla il cartone ondulato con prove di ECT, la provetta tipica di ciascuna forma d'onda. Si controlla la resistenza a compressione delle scatole BCT per verificarne la capacità di sopportare le sollecitazioni che subirà nell'accatastamento. Si controlla la scatola completa e piena con prove di caduta per assicurare la contenibilità e protezione quando subisce urti e impatti nella movimentazione. Si controlla la resistenza all'assorbimento d'acqua per verificare la qualità del cartone a sopportare ambienti umidi e momentanei contatti con acqua. Ma per richiudere il ciclo della filiera del riciclo occorre anche verificare che gli imballaggi prodotti e commercializzati siano a loro volta riciclabili. In questo ci viene in aiuto il metodo ATICERCA 501. Il principio del metodo ATICERCA 501 è di effettuare analisi in scala di laboratorio simulando in modo semplificato le fasi principali del processo industriale di riciclo standard della carta, per cui si sottopone l'imballaggio a una prima fase di spappolamento di 5-20 minuti. Una fase di screening dove si separano le fibre, in gergo chiamate acetato, dallo scarto e da macrostichis. Si effettua la formazione di foglietti per valutare la qualità dell'impasto acetato in termini di adesione e disomogeneità ottiche. Si valuta il numero di impurità, dette macrostichis, che possono disturbare la formazione del foglio e generare problemi in cartiera. In base ai risultati ottenuti in queste prove, l'imballaggio viene classificato secondo quattro livelli di riciclabilità. I livelli A+, A e B possono essere conferiti nella raccolta differenziata urbana della carta, per poi essere trattati e recuperate le fibre per dar vita a nuovi imballaggi. Le aziende con il metodo ATICERCA 501 possono da un lato valutare e innovare i loro imballaggi, dall'altro dare un'indicazione al consumatore finale su dove conferire l'imballaggio per il corretto recupero e quindi migliorare la qualità di tutta la filiera della carta riciclata. Grazie.